Arezzi, svolta tra Liguria e Lombardia Vardirex 2019, maxi esercitazione volta a testare la risposta sul campo da parte del Dipartimento di Protezione Civile e Forze Armate in caso di allertamento per pubbliche calamità. 236 unità della Marina, 241 dell'Esercito, 350 volontari ANA, dispiegamento di forze importanti ma necessario a Vardirex, affinché in caso di contemporaneità di più emergenze l'organizzazione, la logistica, il coordinamento, l'organizzazione delle trasmissioni siano già rodate. Si è svolto a Conegliano il 10° raduno Gruppo Conegliano del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna. A rendere ancora più solenne l'appuntamento è stata la presenza dell'Abaro Nazionale. Una latta decorata d'arte per il centenario e la strenna natalizia proposta dall'ANA. All'interno i dolci tipici dell'È Natale, il ricavato consentirà di svolgere importanti opere per la scuola Nikolajevka a Brescia. Allerta arancione tra Liguria e Lombardia per criticità idrogeologica che si trasforma in rossa e si traduce in eventi alluvionali diffusi, corsi d'acqua in piena, frane, inondazioni, edifici collassati, persone sfollate, feriti e deceduti. E Vardirex 2019, esercitazione interforze ed interagenzia per testare le capacità di reazione ed intervento delle diverse e specifiche professionalità in campo e in caso di emergenza. Esercito italiano, truppe alpine, marina militare, protezione civile ANA, sanità alpina, guardia costiera, guardia di finanza. Forse qualche volta qualcuno non si rende conto di cosa vuol dire prepararsi, esercitarsi, essere formati e pronti. Questo vuol dire tempi brevi, vuol dire capacità di intervento, formazione, vuol dire soprattutto fare in modo che si possano salvare più vite umane. Ecco, credo che questo sia il primo obiettivo quando c'è un'emergenza e questo è quello che noi facciamo con le nostre esercitazioni. Questa soprattutto, che è la seconda che stiamo facendo, in perfetta sinergia con le truppe alpine e le forze armate, perché sta dimostrando questo tipo di collaborazione che veramente l'efficacia, la tempistica sono tali da poter abbattere veramente quella barriera che oggi c'è nel affrontare l'emergenza vera. Ulteriormente i tempi di intervento è stato l'utilizzo degli elicotteri dell'Aves, mentre la Marina Militare con la fregata Rizzo ha permesso di potersi appoggiare ad un eliporto sempre operativo e disponibile. Questa è stata una cosa abbastanza complessa, nonostante fossimo o siamo militari con uniformi diverse, ma la cosa più interessante ancora è stata quella di poter condurre le operazioni, gestire le operazioni all'interno di una nave quale quella della FREM. Che è un capolavoro della tecnologia moderna, effettivamente ci dà la possibilità di fare tantissime cose laddove non si potesse farle per terra. Abbiamo utilizzato loro mezzi ad ala rotante, così come i nostri, e poi abbiamo provato le nostre procedure di impiego. Il core business di tutto questo era ovviamente la integrazione che andiamo ricercando da un po' di tempo assieme al volontariato dell'Associazione Nazionale Alpina. Noi, come ho già detto più volte, mettiamo alcuni dei mezzi che ci sono peculiari, mezzi pesanti, macchine in movimento, terra, eccetera. L'ANA mette a disposizione tantissime cose, la logistica, i loro mezzi, le loro capacità, insieme possiamo fare veramente tantissimo per questo paese. Tre campi base, due in Liguria, uno in Lombardia per il coordinamento delle attività di soccorso e ripristino della normalità a seguito di eventi calamitosi simulati, in particolare negli abitati di Montanaso Lombardo e Sangrato a Lodi, Cervo, Taggia, Diano Castello, Badalucco ad Imperia. All'interno della vecchia caserma a Camandone, ormai dismessa, è stato allestito il Light Field Hospital, l'ospedale da campo leggero, una struttura sanitaria completa in grado di operare autonomamente in caso di collasso di quelle presenti sul territorio. Positiva la collaborazione durante l'esercitazione con le locali Croce Rossa e Croce d'Oro. Non solo abbiamo utilizzato le ambulanze, ma abbiamo utilizzato anche la capitaneria di porto, i natanti, perché le vie di comunicazione
per raggiungere l'ospedale Leggero erano compromesse anch'esse e quindi abbiamo portato con le ambulanze fino a un certo punto, abbiamo caricati sui natanti, li abbiamo portati al porto di Diano Marina e da Diano Marina li abbiamo portati all'ospedale da campo. In carico agli elicotteri, il trasporto dei feriti più gravi, 2 codici rossi, adulti ed altrettanti pediatrici, da terra invece i 7 codici gialli e una 15ina di verdi a seconda delle ipotetiche patologie. Alcuni hanno richiesto degli interventi anche chirurgici, sia ortopedici che chirurgia generale, okay? E sono stati anche trattati gli aspetti psicologici. Avevamo anche un nucleo di psicologi che operava in tal senso e abbiamo dato supporto di questo tipo. 236 unità della Marina, 241 dell'Esercito, 350 volontariana, un dispiegamento di forze importante ma necessario affinché in caso di contemporaneità di più emergenze l'organizzazione, la logistica, il coordinamento, l'organizzazione delle trasmissioni siano già rodate. È da un po' di mesi che si va avanti proprio per mettere in moto tutta questa enorme esercitazione. L'abbiamo testata e anche in questi giorni è stata testata e siamo arrivati davvero anche con il tempo che è stato davvero molto non clemente con noi e quindi eravamo, si può dire, quasi in emergenza ed è riuscita molto bene. Gruppo Conegliano, 3° Reggimento Artiglieria da Montagna, a raduno per la 10ª volta. Nel 110° anniversario della nascita del gruppo, nella città che ha dato anche i natali al 6° e al 7° Reggimento Alpini, alpini in armi, alpini in congedo, si sono ritrovati. Ogni nostro reggimento, ogni nostra compagnia, ogni nostra batteria sono una storia importante, soprattutto per chi l'ha vissuta direttamente, ma per l'intera realtà associativa. Quindi valeva la pena oggi di venire qui, anche perché Conegliano, come è stato detto, è la realtà in armi più decorata d'Italia, nell'esercito italiano. Quindi è veramente qualcosa di particolare. Sicuramente è un bellissimo traguardo da parte mia e da parte di tutta la sezione arrivare al 10° raduno del gruppo Conegliano. Abbiamo avuto anche l'onore, ma non solo, di avere il presidente, che mi fa piacere, e l'Abaro. Avere avuto anche il picchetto in armi della 15ª batteria, la fanfara alpina Giulia, insomma abbiamo chiuso un cerchio oggi di alpinità, di valori che siamo solo onorati e orgogliosi di averli portati qui a Conegliano. Un cerchio che continuerà a girare grazie anche a ciò che le nuove generazioni sapranno cogliere dai momenti di crescita proposti loro, come ad esempio il campo scuola Anch'io sono la protezione civile, organizzato per la prima volta durante l'estate scorsa dalle protezioni civiliana di Conegliano e di Vittorio Veneto e rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Cioè, l'hanno vissuta quella settimana veramente... È veramente con il cuore e abbiamo voluto averli qui proprio con questo raduno e metterli in prima fila, dargli la visibilità, perché parlando anche con il coordinatore che è la protezione civile che li ha seguiti passo a passo in quell'evento lì, qualcosa di nuovo che bisogna, infatti cercheremo anche per il prossimo anno di continuare questo appuntamento. Un'idea per realizzare solidarietà, un'idea che nasce da una trovata già sperimentata per 3 anni della sezione di Como, che si è inventata l'iniziativa Panettone Pandoro degli Alpini in una confezione talmente simpatica ed esclusiva da diventare un oggetto da collezione. Una latta personalizzata accompagnata da un gadget che la rende ancora più accattivante. Iniziativa che lo scorso anno è stata sposata da altre sezioni, offrendo la possibilità di realizzare opere attraverso i margini derivanti dalla vendita. L'anno scorso la sezione di Trento, in particolare relativamente ai panettoni, ha fatto un importante intervento perché aveva bisogno di collaborare con i boschi che erano stati oggetto dei nubifragi, per cui di aiutare e collaborare per poter raccogliere, ma come Trento, altre sezioni, Bergamo, Como, Lecco, Varese. Il presidente nazionale ha deciso quest'anno di trasformare il progetto in un'iniziativa di livello nazionale, in grado di produrre margini economici all'Associazione Nazionale Alpini tali da consentire la realizzazione di programmi di solidarietà, oltre a una parte a favore delle sezioni.
Quest'anno la sede nazionale ha pensato che se tutte le sezioni si impegnano da questo punto di vista, il ricavato di questa nostra amicizia collettiva e collegiale sarà devoluto interamente a Brescia, alla scuola Nikolaevka. Credo che sia un modo interessante, utile e piacevole, se non altro, prima per stare in compagnia, secondo per essere utili senza avere grandi impegni di alcuna natura. Per cui se le sezioni si impegnano, i panettoni ci saranno, gli alpini si troveranno assieme e mangiando il panettone penseranno alla scuola Nikolaevka. Panettone e Pandoro saranno confezionati in una latta su cui è riprodotta l'immagine dell'alpino a guardia del tricolore esposto in Galleria Vittorio Emanuele a Milano e il motto della Dunata 2019, 100 anni di coraggioso impegno. Sul coperchio, impresso a rilievo, un richiamo al centenario.